Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video svuota la spesa Esselunga con le offerte in corso e a giorni mi dovrebbe arrivare anche la degustabox, quindi penso che farò come al solito, svuota spesa e degustabox insieme, perché voi mi chiedete gli svuota la spesa. Infatti da quando io ne faccio una al mese siete appagate, diciamo così, nel senso che insomma siete contenti così che ve li sto facendo in questa maniera e quindi ne continuo a fare una al mese. Col fatto che ho la degustabox una volta al mese, grazie a voi che avevate preso con il mio codice, tra l'altro, perché io non ci collaboro, poi mai dire mai, però per ora non ci collaboro. E vi ricordo che la potete avere volendo anche voi se date i codici a vostri amici, parenti, eccetera, eccetera. Niente, non so quando mi arriverà la degustabox, penso sì, fra qualche giorno. Intanto vi faccio lo svuota la spesa Esselunga. C'erano un sacco di promozioni e direi di partire però in ordine con lo scontrino più o meno, perché sennò faccio casino. Allora, abbiamo preso un cocco, una noce di cocco che costa 1 euro, eccolo qua. Quindi ora questo va aperto e messo in frigo. Pensate a quanto fanno pagare quello già tagliato in spiaggia. Poi l'anguria, anzi cocomero, perché qua si chiama così, 4,79 euro, sono 7 kg, veniva 68 centesimi al chilo. Poi ho preso due confezioni di pettinicchio fior di latte di mozzarella che erano scontate al 30%, quindi invece di 2,60 euro circa 1,70 euro, 1,80 euro, e sono mozzarelle da 200 grammi l'una sgocciolate e ne ho prese due. E poi ho preso della Vallelata i bocconcini a 1,29 euro, anziché tipo 1,80 euro, 1,90 euro. Sono 8 bocconcini, anche questi dovrebbero essere sui due. Sì, sono 200 grammi. Poi nella fila delle offerte c'era 6,95 euro lavazza rossa, 4 confezioni. Sicuramente un prezzo veramente ottimo e competitivo. E l'Esselunga per queste offertone è top. Poi 3,48 euro ho ripreso i Kruzli, che sono i cereali, diciamo la granola, così, che mi vedete utilizzare spesso quando facciamo il porridge, anche in generale. Hanno zucchero, quindi non sono di quelli senza zucchero. Io non ne mangio a quintali, quindi anche se metto una manciata di queste non fa niente. Ovviamente se ne ci fosse un po' meno zucchero sarei più contenta. Comunque a prezzo pieno questi costano un botto, perché c'era uno più uno. Io questi li prendo solo e soltanto, o a volte li mettono ovviamente al 50% di sconto, o a volte fanno uno più uno, quindi non cambia niente ai fini miei di spesa. E quindi ho preso, c'è anche un altro gusto, io ho preso questo qua con il cioccolato. Sono buonissimi, non dovete esagerare. E questo qua con la frutta secca, ottimi tutti e due. Poi per 6 euro ho preso due confezioni da 1 litro di olio Costa d'Oro extravergine di oliva. Solo una confezione costava 6 euro a prezzo pieno. Io con 6 euro, approfittando della promozione 1 più 1, ne ho presi 2 litri. Stessa cosa, 2,79 euro. Aiuto, il riso Flora integrale che dovrebbe cuocere in 12 minuti. Questo mi sembra che non l'ho mai provato. Qua danno anche un consiglio, una ricetta: risotto, radicchio e noci, e da 1 chilo. Sì, e quindi niente, proveremo anche questo. Era convenientissimo perché ovviamente 2 kg di riso integrale, 2,79 euro, super conveniente. E poi per 1 euro e qualcosa. Sì, 1,60 euro. Abbiamo preso il gran pesto alla genovese senza aglio della Tiguglio. Non sono il top del top, ma a me in estate, quando non ho voglia di cucinare, mi fanno comodo. Poi questo qua che dovrebbe essere con i peperoni. No, questo è pomodori secchi e pistacchi. E poi peperoni e noci. Questi due nello specifico io non li ho mai provati, quindi vedremo. E per le sere d'estate o per i pranzi di estate, quando uno non ha voglia, fa la pasta, ci butta dentro un po' di questo e via. Io in estate divento, come si dice, svogliata, ecco. Poi, ceci e cannellini a 1 euro, questi qua dell'Esselunga. Ci sono tre confezioni, 3 x 380 grammi. Poi c'era tipo prezzi corti. Quattro confezioni della Müller Mix, questi li mangio principalmente mattina a merenda e niente, però a volte li mangio anche io. Ci sono due con le stelline e due così. E
e costavano 2 euro 4 confezioni, quindi c'era tantissimo risparmio. Questo invece 1 euro in offerta, 1 euro e 40, c'erano anche altri gusti e io però ho scelto questo qua, mela e cannella, me lo mangerò dentro al porridge molto probabilmente. E poi c'era in offerta lo skyr che ha preso Nello, ma a me non piace. 1,08 euro lo skyr della Mila, bianco purtroppo, perché lui dice è più buono quello tipo alla vaniglia, insomma altri gusti. Poi ho preso un latte dell'Esselunga, preferisco sempre prendere quello della Coop perché mi sembra che costi un pochettino meno, scusate per la luce. E poi ho preso il cornetto, quello classico. Non sono grandissimi, sono medi, ecco, non sono quei coni super giganti né quelli microscopici, comunque sono da 90 grammi, sì, da 90 grammi l'uno. Sono costati dell'Algida 2,25 euro. Infine c'era in offerta la pasta molisana integrale, la linea integrale, e abbiamo preso le penne rigate 60 centesimi invece di 1,10 euro all'incirca. Centesimo più centesimo meno. Poi i fusilli, noi non siamo amanti delle farfalle, quindi io le farfalle non le prendo mai, cioè non è che se qualcuno mi dà da mangiare le farfalle non le mangio, però se devo andare al supermercato il mio formato di pasta preferito è una roba del genere, maccherone, tortiglione, perché a volte li chiamano in un modo, a volte li chiamano in un altro. Comunque questa era tutta la mia spesa di oggi, ovviamente è solo un esempio, e c'è stata qualcosa di scorta, poi la spesa noi la facciamo 2, 3, 4, perché a volte due cosine da una parte, a volte due cosine da un'altra, quindi insomma sono giusto degli esempi così ogni tanto, però me li chiedete, vi piacciono e io vi accontento. Quindi ci vediamo dopo con Degusta Box di luglio, che sono curiosissima di vedere che cosa hanno messo dentro. Ciao! Ta-da! Rieccoci. Per l'appunto la Degusta Box è arrivata stamattina molto in ritardo rispetto a quello che mi sarei aspettata. Infatti mi dispiace perché avrei voluto mettervi quello che avete appena finito di vedere un po' prima, però non è colpa mia perché purtroppo con chi mi sto rendendo conto che con chi non, come si dice? Affiliato? Le ragazze che ci collaborano gli arriva prima. E invece noi, cioè io l'ho presa, l'ho avuta sempre in abbonamento, però voi avevate preso la Degusta Box, ogni due persone, amici che usano il tuo codice, voi per un mese lo avete gratis, ecco. E, però purtroppo, Nello, che stai facendo? Che ho fatto? Stavo leggendo che c'era scritto. Ah, no, perché io stavo vedendo l'anteprima e si vedeva te tutto ripiegato così, tipo triste. Stavo leggendo che c'era scritto, c'era un bollino. E niente, praticamente mi hanno spostato la consegna da lunedì a martedì. Martedì non c'ero e quindi alla fine ce l'abbiamo fatta, è arrivata oggi. Spero che le cose siano in condizioni buone. Sono calde, non lo so, ho paura. No, E ti... comunque vi lascio i miei link qua sotto, come al solito, se la volete provare per un mese, poi potete disdire tranquillamente, è facilissimo disdire. E questo è la Degusta Box e ora apriamo. Questo è il bollino. Questo è il bollino. Ah, perché c'è scritto aprila, È degusta. degustala e condividila. Olè! Vediamo che cosa è arrivato. Questo è tutto, è il riepilogo della box. Sì, Ah, di sicuro ci sono questi perché penso sia il prodotto del mese. Le sfoglie Tuck, le ho anche intraviste. Che ci sono? Vedi un po'. allora. Buoni! Questi mi ispirano, a me i Tuck piacciono un sacco, quindi di questi sono contenta. Allora, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, mentre quest'altro, ah no, sono uguali. Potevano mandarne uno in un modo e uno in un altro. Vabbè, mi è capitato così, non so se per tutti è così. Comunque sono felicissima, sono 170 grammi. Un E euro e 75. farina di frumento, olio, lievito, sale, farina di cereali, estratto di malto di orzo, basta. Ma quanto è questo? Quanto dice che costano? 1,75 euro. Queste infatti è una novità, non le ho viste ancora al supermercato, non le conoscevo. Poi, questo che cos'è? L'aceto del benessere sempre con te. Mela shot, ora lo cerco, Schiattados. Schiattados.
Mela madre, l'aceto del benessere, tonico a base di aceto di mele con madre naturale, miele e mirtilli rossi. Ma che serve? Questo. Costa un botto poi, eh? Costa un botto? 5,90 euro. Sì, ma che devo farci? Ma aceto di mela, penso per... credo per condire. Tonico a base di aceto di mele. Tonico c'è scritto. Tonico. Ma che vuol dire tonico? Te lo bevi? Vedi c'è scritto. Contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento, contribuisce al normale metabolismo energetico e alla funzione muscolare. Bevilo almeno una volta al giorno, provalo diluito in acqua, gustalo anche per condire. Ah, ecco, per condire. E dentro quanti ce ne sono? 5. 5 e 6, mi pare 6. 7. 7. 7 monodosi. Ah, per fare una settimana forse? Però costa tanto. Comunque costa 5,90 euro questo. Quindi questo è Mela Shot e c'è anche il volantino. Poi. Wow! Pasta al pistacchio. Buona! Gusto Etna, le Casarecce. Semola di grano duro, Sicilia pistacchio. E allora? Devo vedere dove lo facevano, perché non riesco a leggere. Se la fanno in Sicilia, no, a Catania, volevo. A Bronte! Scusate, si era surriscaldata la fotocamera, quindi l'ho dovuta spengere un attimo. Eravamo alle Casarecce che fanno a Bronte. Queste qua. Ah, ma sono curiosissima. Con cosa si condiranno? Per esaltare... Con le conserve della nonna, sicuro. Pesto di peperoni e una carne. Conserva della nonna. Davvero? Considera... Ah, ecco. Costa 5 euro. Questa pasta? 5 euro. 5 euro. Ed è mezzo chilo. Proprio economica non è. E questa la... Pesto ai peperoni e agli anacardi, buono! Sarebbe buono. Però sarebbe buono. Vabbè, perché è pronto, facile. Peperoni grigliati, olio, acqua, formaggio grana padano DOP, anacardi, sale, aglio, fibra di carota, succo di limone. Vabbè, anche buono. 2,29 euro, prezzo. Anche questo secondo me è una novità. E chissà. Le conserve della nonna, chissà chi. Sarà la marca proprio, vero? Sono quelle Nello che a volte prendevamo quando c'erano in offerta da Esselunga e nei barattoli in vetro i ceci. Sì. O i fagioli, però ovviamente ti ricordi quelli grandi in vetro? Sono, è quella la marca. Curiosissima. Poi c'è anche il misto aperitivo. Arachidi, mandorle, anacardi, noci di macadamia, ma questo sacchettino... 1,50 euro. 25 grammi, carissimo. E ti devi mangiare anche la plastica. Vabbè, 1,50 euro è carissimo. Questo non ci vale tanto. Cioè, sarà buono, sarà comodo, però solo 0,25 di sale per esaltare al meglio il gusto. Poi, c'è una birra. C'è adesso. Mosaic IPA. 1,50 euro. Importata birra danese. India. Che? Significa India, paleale. Che? Paleale, così è scritto. Significa India, paleale. Oh. Pale ale. Ma non è indiana. Boh. Sì. Ah, IPA. Ah. India pale ale. Ah. Ah, dice che quelli che ne sanno un sacco ci sentono un bouquet fruttato con note di mango, limoni e agrumi. Te? Ma la proveremo. Per me è birra e basta. Wow, Legolia, ma che è sta? A proposito, 1,45 euro questa birra. Tanto? Tanto perché è piccolo. È una lattina. E perché queste no? Legolia, frutta C. Ma lo zenzero. Sì, è buona, eh. È buona, io ho paura quando leggo zenzero. Ah, lo sapete che cos'era buono della Degustabox? Non so se l'avete provato. L'aranciata, quella nella bottiglia di vetro, quella a tutto bio. Aranciata con lo zenzero. Ecco, lo zenzero là non si sentiva molto, nel senso dava quel proprio pizzico, ma a me non piace molto lo zenzero. Vedremo queste. Ah, ci sono anche... Ah, che bello! Queste le compriamo sempre. Cioè, penso... queste sono le nostre caramelle da inverno, così. 1,50 euro unità. 1,50 euro. Beh, meno male. Via, e ne inviate. 1,50 euro ognuno. C'è anche tonno? No, stavo scherzando, insomma. C'è tonno. Alto Mar. Alto Mar, con olio extravergine di oliva biologico. Quanto dicono che costa? 2 euro. Azz. Carino. Cotto.
cocco essiccato. Madonna. Cocco rapé. Ah, è proprio, non è rapé, scusate, è foglie di cocco. Madonna, questo costa un botto. Però questo, per esempio, nel porridge. No. Costa 1,50 euro. Ah, pensavo di più. Questo. Scusa, 25 grammi. Da mettere anche nel porridge, nello yogurt, tipo uno yogurt bianco, ci mettete la frutta e ci aggiungete un po' di questo. Viene buono buono. Ah, ecco, 0% zuccheri aggiunti, questo qua del cocco, e poi c'è il limoncetta di Sorrento. Io non provo il culo, eh. Ma allora forse è per questo, Enza commenta, fammi sapere, perché Enza gli è arrivata la Degustabox lunedì, e mi fa, ma ti arriva, ma ti è arrivata, ma ne possiamo parlare, ma hai visto spoiler, ma quando ti arriva? E quindi sono, è da due giorni, ma se, ora devo sapere da Enza per cosa mi doveva dire, vabbè, poi ora me lo dirà. Ah, è enorme. 2 euro. Liquore di Sorrento, di limoni di Sorrento e IGP. Vediamo chi lo fa, sono curioso. No, stai scherzando. Po, 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 po. Lucano, 1894 SRL. Prodotto nello stabilimento via Malaspina a Trieste. Trieste. È un po' esagerato allora. Andrei a dire po, questi po, limoni po, da Sorrento vanno un attimino a Trieste. Boh. Voglio morire. Vabbè. Scopri il concorso della stagione dei limoni. Vuoi vincere le Maldive o il KitchenAid? No, mi piacciono tutte e due, mi piace il colore del KitchenAid. Mm. Sarebbe stato un po' più bello. Magari poi, oh, il mese dei limoni, okay. Limmi, limone più fruttosio, limoni di Sicilia. E fu così che lo facevano in Valbadia. Portogallo? Io nel frattempo guardo. Peggio. Ma non c'è niente da mangiare in questa box. Perugia. Lo fanno limone di Sicilia e Perugia, è buono. Quello lo fanno. Vediamo un po'. Dai, vitasnella senza zuccheri. Acqua di cocco, guarda, Nello. E questa invece è con linfa di betulla. Sì. Guarda. 50 unità. Io questo qua l'ho visto già. In fiera? Forse in fiera, da qualche parte l'ho visto. No, non anche mi ricordo al supermercato. Dove. Al supermercato. Fatemi sapere se sono buone. Ma dentro vediamo, fammi schifo. Questa è con acqua di cocco reidratante, senza mentre zucchero, quella che ho io è con linfa di betulla drenante, ricca di vitamine B3, B6, B12 e fonte di magnesio. Ma quindi stanno i carboidrati dentro? 1,50 euro di carboidrati, non so tanto, ho capito, ma a sto punto mi bevo l'acqua normale. Mi bevo l'acqua. Vabbè. Vabbè. È finito. Ti è piaciuta? No. Questa box? Non tanto. Un po' deluso. Ero partita, allora, cioè, più che altro perché la ci pasta sono al pistacchio, tanta roba, cioè più che altro c'è la pasta al pistacchio, c'è questo sugo, i tuc, diciamo che dai, i tuc e la birra, dai, tipo che sono un 50%. Allora io direi così, tipo un 50% proprio carinissima, un 50% proprio flop. Flop, vieni, flop, flop, va bene. Vi saluto, vi mando un bacione, vi saluto anche Nello, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Non sanno mica di tanto. Cioè, non so male. Sono più consistenti rispetto ai tuc che si sciolgono di più e sono più dolcini. Questi sono effettivamente più salati.